started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Per sostenere il mio canale mettete un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per sapere sempre quando escono tutti i miei nuovi video. Dopo la notizia dell'attentato a Kabul, cari amici, mi è venuta spontanea una riflessione e credo potrete condividere con me. Come tutte le altre notizie che arrivano dal mondo, che un tempo ci mettevano in allarme, ci davano preoccupazione, ci facevano sentire partecipi, anche emozionalmente, oggi sembrano sparite. Pare che nel mondo non accada più niente. Pare che nel mondo ci sia solo questa pantomima, questa infodemia. Non c'è altro nel mondo, non succede più niente, tutto il resto è sparito sullo sfondo. Avete presente quelle foto in cui lo sfondo è sfumato, è offuscato? No, a volte è un effetto voluto, un effetto artistico. In questo caso non è così. Sullo sfondo è sparito tutto, sullo sfondo di questa immensa verità. Scherzo, che ci è pesata addosso, che ci è caduta addosso, tutto il resto è sparito, tutti i gravi problemi che fino a 3 anni fa opprimevano il mondo sono magicamente scomparsi, se ne parla poco, si sussurrano, si scrivono nei trafiletti secondari, terze, quarte, quinte pagine dei giornali, sembra quasi che il mondo al di là di questa pantomima sia diventato un luogo di grande pace, dove la fame, la miseria, le guerre, il terrorismo, tutto quello che ci opprimeva fino a 3 anni fa sia scomparso. I problemi del lavoro, la disoccupazione, i femminicidi non ci sono più, magicamente sono scomparsi. Questo vi deve far capire come funzionano le narrative di regime, come funzionano i giornali, come funziona l'informazione per indirizzare le vostre menti e manipolarle come se fossero una tenera plastilina. Manipolarle e portarle laddove loro vogliono che andiate. Portarle lì a credere quello che loro vi raccontano. Allora, se un giorno parte l'ordine dall'alto che dice «Oggi dovete convincere tutti che il terrorismo è il più grande problema della Terra e che il terrorismo islamico è il più grave problema della Terra». Ecco, magia, dopo 2 giorni tutta la popolazione mondiale sarà convinta di questo, sarà convinta che il terrorismo è stato qualcosa che è nato dal fanatismo islamico e non negli uffici segreti della CIA americana e saranno convinti che sarà il loro più grande problema da qui all'infinito. Poi un altro giorno parte un altro ordine, ecco, oggi dovete dire che l'inquinamento è il più grande problema della Terra e che presto questo ucciderà tutti. E via, dopo un giorno, tutte le persone del mondo convinte che le attività umane sono colpevoli del cambiamento climatico, sono colpevoli che il CO2 è il nostro killer e sarà il killer dei nostri figli in futuro. E siamo tutti convinti di questo, senza capire che il cambiamento climatico è colpa del Sole e che questo sta investendo tutti i pianeti del Sistema Solare. Perché? Perché la gente non si informa, perché la gente beve passivamente, la gente è presa nei propri problemi, non ha tempo di andare a verificare se queste sacre verità siano realmente tali. E allora tutto quello che passa da quella scatola nera è la pura verità, è Gesù Cristo, è la Bibbia. Non si mette in discussione, assolutamente no.
Non abbiamo tempo di andare a cercare se quei quattro prezzolati giornalisti ci hanno detto la verità oppure stanno mentendo per vedere aumentare i loro bonifici in banca. E anche questi virologi da salotto, noi non abbiamo tempo di verificare se ci dicono la verità, ci dobbiamo fidare, non abbiamo tempo di capire che ogni volta che appaiono in televisione a convincervi a prendere il sacro liquidino i loro bonifici crescono. Non abbiamo tempo di questo, assolutamente. Noi dobbiamo obbedire, noi dobbiamo stare proni, con la mente lavata, il cervello incapace di pensare e anche incapace di mettere in moto il motore potente della logica. La logica è completamente scomparsa da questo mondo ed è scomparsa quando vedo i vaccinati aver paura dei non vaccinati. Wow, ragazzi, ma cosa succede? Non credono più all'efficacia dei vaccini e come qualcuno dice in giro, sono loro i veri Novax perché non credono all'efficacia del vaccino. Io da piccola mi sono fatta tutti i vaccini, quindi figuratevi se io sono una Novax, ho fatto tutti i vaccini ai miei figli, anche quelli che non erano obbligatori, glieli ho fatti, certo, ma finché si trattava di vaccini che dentro avevano il virus disattivato. Questi non ce l'hanno il virus disattivato perché il virus non è stato mai isolato. E allora io sono stata vaccinata, per esempio, sono stata una delle ultime a essere vaccinata contro il vaiolo, perché poi la vaccinazione contro il vaiolo è stata eliminata in quanto dicono che il vaiolo sia scomparso dal mondo. In realtà non è così. Comunque, prendiamola per buona, una volta tanto. Io non ho mai avuto paura di prendere il vaiolo in vita mia perché so di essere stata vaccinata contro il vaiolo. Non mi verrebbe mai in mente di farmi venire una psicopatologia perché ho paura di prendere il vaiolo. Sono coperta, non lo prenderò il vaiolo. Assolutamente no. E invece quelli che oggi corrono a porgere il braccio al sacro liquidino, io non so perché, sono tutti terrorizzati dai non vaccinati, sono terrorizzati di essere contaminati. Che cavolo ve lo siete fatti a fare allora il sacro liquidino? Solo per prendervene i rischi, che sono veramente infiniti. E non sappiamo neanche nel tempo cosa altro vi procureranno, oltre ai bruciori, all'herpes zoster, alle trombosi, alle pericarditi, a tutti gli accidenti vari. Non sappiamo se fra 3, 4, 5 anni vi procurerà tumori, leucemie e cose varie. Non lo sappiamo, non lo sanno neanche loro. Però avete paura che i non vaccinati vi passino il Covid? Ma allora, scusate, ma allora veramente siete proprio stupidi, scusatemi se ve lo dico, e la vostra logica è andata proprio a farsi benedire in un cestino della spazzatura. Non siete più umani in questo modo, siete solo dei robot, preda della paura. Siete dei robot che agiscono solo in base agli istinti primitivi della paura. E così non si vive, così siete già morti. Mi dispiace dirvelo, ma questa è la verità e qualcuno ve la deve gridare in faccia. Mi fate pena e paura. Anche paura perché avete perso la ragione. Come si fa a vivere in un mondo dove la ragione non fa più parte delle qualità umane? È impossibile. È qualcosa di terribile. È questa la pena che questo mondo sta scontando oggi. Questa è la vera pena che tre quarti dell'umanità hanno perso la ragione, sono già impazziti, sono andati fuori di testa. Che gran lavoro hanno fatto questi mezzi di informazione, questi quattro virologi da TV veramente penosi, che non hanno fatto mai niente di buono in vita loro, che parlano male dei premi Nobel quando loro non hanno raggiunto niente di buono nella loro vita e sono dei poveri omuncoli attaccati ai soldi, pieni del loro ego. Continuate ad ascoltarli e diventerete proprio come loro, anzi, lo siete già. E adesso andiamo ad ascoltare Chico, che ci viene a disintossicare un po' la mente. Primo messaggio dettato da Emmanuel si intitola Preghiera per la pace e credo che mai come oggi, nemmeno durante le guerre mondiali, ce ne sia veramente un grande bisogno. Dice così: in tutto quello che ami, Dio ti conduca, con cui convivi, Dio ti perfezioni, in quello che tu sai, Dio ti usi, ovunque parli, Dio ti ispiri, in quello che fai, Dio ti chiarisca, in tutto quello che domandi,
Dio ti dia il meglio. Il messaggio seguente si intitola Testimone domestico di Emmanuel. Nella lettera ai Galati 6:10 San Paolo scrive: perciò, mentre ne abbiamo l'opportunità, facciamo il bene a tutti, ma principalmente a quelli della famiglia di fede. Certamente l'Apostolo Paolo, raccomandandoci una tenerezza speciale presso la famiglia della nostra fede, cercava l'obbligo dell'assistenza immediata a coloro che convivono con noi. Se non siamo utili e comprensivi, affabili e devoti presso alcuni compagni, come testimoniare il vissuto delle lezioni di Gesù davanti all'umanità? Ammettiamo però, alla luce della dottrina spiritista, che l'avviso apostolico si riveste di un significato ancora più profondo e che fra i nostri domestici si trovano particolarmente i lacci di esistenze passate, molti fra loro richiamando il riadattamento e la pulizia. Nel gruppo dei familiari del quotidiano si formano in genere quegli spiriti che, a ragione dei nostri impegni del passato, ci controllano, ci criticano, ci avvertono e ci mettono alla prova. È sempre facile dare una buona impressione a colui che non convive intimamente con noi. In un gesto o in una frase attraiamo all'improvviso l'applauso o l'ammirazione di quanti ci incontrano esclusivamente nell'ambiente degli atti sociali. Davanti agli amici che ci salutano dopo una solennità o dopo un incontro formale, non è difficile cadere disastrosamente sotto l'ipnosi di lusinghe con cui si pretende di esagerare le nostre virtù superficiali. Esaminiamo ciò nonostante le nostre conquiste morali, dimostrandole presso coloro che conoscono i nostri difetti e i nostri punti deboli. Non illudiamoci. Facciamo il bene a tutti, ma testiamoci a noi stessi se già siamo buoni facendo il bene, nonostante tutti gli ostacoli, davanti a coloro che quotidianamente accompagnano la nostra vita, sorvegliando il nostro comportamento fra il bene ed il male. Luci del tramonto di Mei Mei. Conserva con te i compagni anziani, con l'allegria di chi ha ricevuto dalla vita l'onorevole incarico di ritenere presso il cuore le luci restanti del proprio gruppo familiare. Rifletti su coloro che ti preservarono l'esistenza ancora fragile quando eri in culla, su coloro che ti equilibrarono i primi passi, su quelli che ti vezzeggiarono i sogni dell'infanzia e su quegli altri che ti aiutarono a pronunciare il nome di Dio. Già che attraversarono il cammino di numerosi gennai, pensa nell'eroismo silenzioso con cui ti insegnano a valorizzare i tesori del tempo, nelle difficoltà che avranno superato per essere chi sono, nel sudore che gli ha modificato le linee della faccia e nelle lacrime che ha loro imbiancato i capelli. E quando per caso ti manifestano irritazione o disincanto, ascolta le loro parole con bontà e pazienza. Non staranno sicuramente cercando di ferirti, e sì, probabilmente mormorando contro dolorosi ricordi di offese ricevute che rinchiudono nel petto, al fine di non complicare il giorno degli esseri che gli sono particolarmente cari. Ama e rispetta i compagni anziani. Sono loro le travi che ti sostengono il tetto dell'esperienza e le basi su cui oggi tu ti alzi per essere chi sei. Aiutali quando puoi, per quanto è possibile, che nel giorno dell'esistenza umana arrivi ugualmente a conoscere lo splendore e le tenebre che segnalano nel mondo l'ora del tramonto. Prima di leggervi il prossimo messaggio faccio un breve inciso. Intorno a Cico c'era un gruppo di persone che erano state preparate spiritualmente ad aiutare le persone che vivevano dei lutti, che vivevano dei gravi lutti. Tra queste persone c'era un bambino di nome Betigno, il quale aveva perso la sua mamma da poco e decise di consegnare questa lettera affinché Cico la leggesse ai suoi spiriti guida e affinché loro, a loro volta, la potessero consegnare alla sua mamma che viveva lì, nel mondo degli spiriti. E ho deciso di leggervela questa lettera perché è tenerissima ed è bellissima. Si intitola Mamma, rimani con me. Mammina cara,
Ti aspetto per rimanere con me. Ieri ho aspettato gli autobus fino all'ultimo arrivo. Ho pianto molto quando ho visto che tu non c'eri. Il babbo ha viaggiato e la signora Giulia è ritornata a casa sua dopo la merenda. Uscendo ha chiuso le porte e le finestre. Adesso ho paura di rimanere da solo. Ho sonno, ma la testa mi duole e la tosse è ricominciata con molta forza. Non posso dormire pensando a te. La casa sembra molto grande e qualsiasi rumore mi spaventa. Mamma, perché tardi tanto a ritornare? Io fossi grande, verrei a cercarti, ma i bambini della signora Francina mi hanno detto di non salire in autobus senza essere accompagnato da un adulto. Ieri il mio aquilone si è strappato e quando sono accorso per chiamare la signora Giulia sono caduto in un pozzo di fango e mi sono ferito la testa. Oggi sono caduto 4 volte dentro casa e non sono potuto andare a scuola. Nessuno mi ha lavato i vestiti, ma le scarpe le ho lucidate io stesso. Sto scrivendo con tanta nostalgia che mi viene la voglia di piangere. Non lasciarmi solo, vieni subito. Mamma, rimani con me. Molti baci da tuo figlio, Betigno. E avevano apposto sotto questa lettera alle persone intorno a Cico questa piccola nota in cui dicevano: «In questa lettera baciamo la tenerezza di un bambino e col permesso della cara destinataria che è nel mondo degli spiriti facciamo di questa pagina il nostro omaggio al luminoso giorno delle mamme». All'alzarsi, messaggio dettato dallo spirito di André Luiz, che vi ricordo era il protagonista, è stato il protagonista di No Solar, il film. Ringrazia Dio per la benedizione della vita, ogni mattina. Se non sei abituato a pregare per alcuni momenti, formula pensieri di serenità e di ottimismo prima di ritornare alle tue attività. Alzati con calma. Se devi svegliare qualcuno, usa bontà e gentilezza, riconoscendo che gridi o scherzi di cattivo gusto non aiutano mai. Manifesta in relazione a tutto e a tutti la disposizione di cooperare nel bene. Prima di uscire per eseguire le tue faccende, ricordati che bisogna benedire la vita perché la vita ci benedica. Cari amici, non so se a voi fa lo stesso effetto, ma dopo aver letto questi messaggi, ogni volta che li leggo, che li rileggo anche, è come se io mi sentissi parte di loro, mi sentissi parte di questa comunità di spiriti che è un po' staccata dalla terra, è un po' staccata, no? Da questa vita quotidiana che viviamo. Ed è bellissimo perché riusciamo a vedere le cose dal loro punto di vista, che è un punto di vista diverso, un punto di vista superiore, che ci fa vedere il disegno della vita dalla parte giusta e dalla parte che ci dà il significato della nostra stessa vita, ce la fa comprendere e ci regala la certezza che non è tutto qui, cari amici, che la nostra vita continua e continuerà nell'eternità, nel seno di Dio, nel suo abbraccio, e quindi mai dovremo perdere la nostra umanità, i doni che Lui ci ha fatto, dandoci la ragione, la logica, dandoci l'immaginazione, la fantasia, le emozioni, ci ha rivestito di questi talenti e a noi sta farli fruttare, utilizzarli per il bene dell'umanità e per il bene di tutti. Per questo vi chiedo, amici cari, abbandonate la paura, utilizzate i doni che Dio vi ha dato, cominciate a ragionare, cominciate a usare la logica, perché solo in questo modo potremo salvare questo mondo, potremo dare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. I doni Dio ce li ha messi nelle nostre mani, ricordatevi della parabola dei talenti, e quindi facciamone un tesoro, facciamone frutto e regaliamolo al mondo, ognuno di noi, nel suo piccolo, nella propria vita. E con ciò, amici cari, andiamo a consolarci anche con i meravigliosi messaggi metafonici che anche oggi condividerò con voi. Certo, è vero, io stessa mi metto nel numero di quelli che
provano anche rabbia. Sì, è umano, è umano. Proviamo rabbia di fronte a certi comportamenti inconcepibili, di fronte a certi comportamenti che ci appaiono primitivi, che ci appaiono istintivi e privi di logica, privi di intelligenza. Si prova rabbia, però il cielo ci ammonisce e allora prendiamocela questa ammonizione. Rabbia e lascia lì. Ci dicono di lasciare la rabbia, di lasciarla cadere, di superare questo sentimento che è umano, immediato, istintivo. Però, ecco, usando la nostra ragione, dobbiamo veramente riuscire a superare la rabbia per poter vedere le cose in maniera più lucida e più razionale. E questo vale anche per me, certo, che tante volte cedo a questo sentimento e confesso la mia colpa, ma credo che siamo in tanti in questi periodi a provare questo sentimento, quindi prendiamoci questa ammonizione, cerchiamo anche di migliorare sotto questo aspetto e così, cercando di vedere le cose in maniera più fredda e con più calma e dando un significato diverso agli eventi, alle cose orribili che stanno succedendo intorno a noi. Ma c'è un perché preciso per questo invito che il mondo celeste ci fa ad abbandonare la rabbia? Perché ci viene prospettata la soluzione che loro daranno al problema. E noi sappiamo che le forze del male sono destinate alla sconfitta. Questa è una battaglia spirituale, ve l'ho detto tantissime, decine di volte. Quindi indossiamo l'armatura della nostra fede, restiamo saldi, restiamo forti, con la nostra certezza fondata in Gesù Cristo che ci ha promesso che non prevarranno e non prevarranno, ma a noi tocca fare la nostra parte, tocca combattere adesso, resistendo e gridando forte il nostro no alle loro profferte sataniche, alle loro profferte assassine. In questo modo combattiamo accanto a questi fratelli che così ci vengono a dire: A che han perso la incantera divino di là. Ecco, un messaggio bellissimo. Ci dicono che il male ormai ha già perso, come tante volte vi ho detto, noi stiamo assistendo agli sgoccioli, alla fine di questo sistema satanico che piano piano ogni giorno di più si sta incartando su se stesso, ogni giorno di più cade giù una carta dal castello di carte. Anche se voi non lo vedete, anche io non lo vedo, ma i nostri fratelli stanno operando dietro le quinte. E allora ci dicono: ha già perso e il divino verrà ad incantarvi sulla terra. Ma pensate alla bellezza di questo verbo: incanterà il divino di là. Verrà la divinità, il mondo divino, il mondo celestiale a incantare tutti noi. Non saremo più incantati dalle televisioni e dalle loro bugie, dalle loro false narrative, ma dall'assoluta verità e dalla meraviglia, dalla bellezza totale, assoluta, inimmaginabile del mondo divino che verrà ad incantare ogni uomo di buona volontà su questa terra. È meraviglioso. E tutti noi ormai stiamo notando ogni giorno di più come questa società sia spaccata. Ed era quello che i pupazzi che ci governano si proponevano, era un loro scopo preciso, quello di dividere le persone. No, il vecchio gioco divide e t'impera, dividi e governa e comanda, dividi e avrai il potere, perché le persone unite sono invincibili. Se il popolo riuscisse ad unirsi veramente, nessuna forza, niente, nessuno potrebbe sconfiggerlo. Loro lo sanno e da sempre, da migliaia di anni, applicano questa semplice regoletta in cui noi cadiamo proprio per i nostri difetti caratteriali, insiti, i nostri difetti umani. È ovvio, già è difficile mettere d'accordo un piccolo gruppo di persone e io lo vedo quotidianamente nei miei gruppi Telegram in cui siamo relativamente poco. Nascono continuamente diverbi, diversità di vedute, egoismi e questa cosa devo dire mi dà molto fastidio, mi fa molto male, perché vedo proprio come sia impossibile
mettere d'accordo le persone anche nelle piccole cose, che non si impara a cooperare, ad andare d'accordo, a cercare di superare piccoli diverbi, piccole cose, per uno scopo più grande. No, si guarda sempre a terra e non si alza mai lo sguardo verso cose superiori, per le quali vale la pena mettere da parte i nostri egoismi, i nostri egocentrismi e tutto il resto. Quindi questo è normale, fa parte dello spirito umano, io lo so, però dà fastidio, però fa male, perché allora uno dice: quali speranze ci restano se in poche persone che hanno anche lo stesso modo di vedere le cose non si riesce ad andare d'accordo? È una cosa che fa pensare, sinceramente fa pensare. Ma nonostante questo è il campo di coltivazione che abbiamo e qui dobbiamo operare. Quindi l'invito è sempre quello a ricucire le differenze, a ricucire le diatribe, le liti, le discussioni, e questo invito ce lo fa direttamente il cielo. E io prego qualunque persona sia qui ad ascoltare questo messaggio a cercare nel suo piccolo di ricucire tutte le differenze, le distanze, tutte le diciamo anche le differenze di vedute che si hanno già all'interno della propria famiglia, del proprio nucleo, con i propri amici. Cercare di superarle per un bene maggiore. Non dobbiamo perderlo di vista, quel bene maggiore, che richiede l'unità di tutti noi. E allora il cielo ci viene anche qui a fare una piccola tiratina d'orecchi e ci dice così: Cialliti e Acucida, c'è il Signore. Famiglia comprende tre generazioni. Quindi dà l'ordine di ricucire le liti, di ricolmare le diatribe, le differenze, perché ci vengono a dire: avete uno scopo superiore, avete qualcosa di molto più importante che stare a discutere nelle piccole cose tra di voi, dovete raggiungere un obiettivo comune, solo nell'unità lo potrete raggiungere. E l'uomo dopo migliaia di anni questa semplice lezione ancora non la impara, e stiamo vedendo veramente ferite enormi all'interno della nostra società. Proprio facendo leva sui nostri difetti, i nostri governanti riescono a tenerci in pugno. Loro sono furbi, ci conoscono molto meglio di noi stessi. Però, se riflettiamo su questo messaggio che ci è stato appena dato, dovremmo trovare la forza per superare queste differenze, queste divisioni di vedute. I pro, i contro, i bianchi, i rossi, i destri, i sinistri, c'è sempre un modo per dividerci fra di noi. Bisogna fare appello all'unità di essere uomini, di essere umani, e in quell'umanità trovare proprio il filo comune che può unirci tutti quanti, nello scopo superiore di salvare questa umanità, di salvare noi stessi e di salvare i nostri figli e i nostri nipoti. Trovare un terreno comune in questi valori che devono aiutarci a superare questo momento tragico, e sono i valori che da sempre ci hanno accompagnato, i valori più sacri che abbiamo, quelli della famiglia, quelli del territorio su cui siamo nati, della nostra patria, quelli dell'amore, dell'amicizia, della solidarietà, della compassione. Se non ci salveranno queste cose qua, non abbiamo proprio davvero più speranza e possiamo solo vederci al bordo di un precipizio, anziché alla base di una meravigliosa montagna di luce da scalare. Quindi riflettete su queste semplici parole, su questo messaggio che sembra stupido, sembra semplice, ma che in realtà è il segreto di tutto quello che sarà o non sarà la salvezza dell'umanità. E corrono in questi giorni tante voci allarmate. I virologi seri, più famosi, stanno lanciando un grido d'allarme molto forte, per cui avvertono che continuando a vaccinare in questa maniera tutta la popolazione si rischia una catastrofe irreparabile, perché si rischia che queste persone diventino i laboratori di nuove varianti sempre più aggressive, alle quali poi non riusciremo più a stare dietro, dalle quali non riusciremo a difenderci, perché il nostro organismo non ha avuto tempo di sviluppare gli anticorpi verso queste varianti sempre più veloci e sempre più aggressive, che si sviluppano proprio grazie a questi sieri magici che vengono iniettati così, con una leggerezza incredibile, nei corpi delle persone.
Quindi questo allarme da più parti si sta sollevando e la paura cresce nelle persone che hanno compreso questo pericolo, che hanno compreso la logica e la razionalità e la scienza e le prove, gli studi che stanno dietro a questi gridi d'allarme. E io mi sono rivolta al cielo chiedendo pietà, implorando che ci aiutino a superare questo pericolo enorme, grande, che hanno potuto mettere in atto. Hanno acceso una miccia con la complicità della paura delle persone, no? Quella di cui vi parlavo prima, scusate, la mancanza di logica delle persone che, accecate da una paura incomprensibile, sono corse a prestarsi a questo veramente genocidio, a prestarsi a qualcosa che può scatenare la tempesta finale in questa umanità. Quindi io chiedo sempre al cielo di aiutarci in questo momento, perché il mondo è impazzito, la scienza è impazzita, si è venduta, non è più scienza questa è marketing, questa è volontà di vendere, volontà di fare soldi e volontà di ripulire il mondo dalla sovrappopolazione. Io ve lo dico a chiare lettere da sempre, non ho nessuna paura di dirlo. Andate a studiare e vedrete che è così. Questa filosofia del depopolamento mondiale affonda le radici già nel 1700. C'è tutta la filosofia di Malthus e di tutti i suoi seguaci. Quindi andate a leggere, è qualcosa che è stato scritto da tempo, non ce lo stiamo inventando noi complottisti. E quindi chiedo al cielo un aiuto che blocchi queste cose, che venga a sterilizzare, a pulire il mondo dalla follia di questi umani impazziti. E allora loro, nella loro grande bontà, ci portano una grande speranza e ci dicono così: dan su rimedi ben suali, dan su rimedi ben suali. E ci dicono: da lassù i rimedi li danno, ve li daranno, perché noi siamo il bene, veniamo lì, e quindi voi avete il bene in noi, avete il bene qui che contrasta il male che vi sta mettendo in questa situazione di gravissimo pericolo, il pericolo proprio dell'estinzione umana sulla Terra. Nel prossimo messaggio sentirete la parola enti. Che cos'è l'ente? Nella terminologia filosofica, ente significa colui che è, il principio primo, i principi primi. Quindi quando noi sentiamo parlare di enti, in questo senso, dobbiamo pensare alle entità divine. Dio stesso, no? Si presentò a Mosè dicendo: io sono colui che sono. È l'ente primo, gli enti primitivi, gli enti primigeni, quelli che poi hanno dato origine a tanti altri piccoli io sono che siamo noi. Questo detto in maniera molto semplicistica, e me ne scuso, ma è per far comprendere. Quindi adesso voi sentirete nel messaggio seguente questa parola, perché ci viene detto che sono gli enti, quindi le entità superiori, quelle che esistono, che sono la realtà, che fanno girare su questa terra le navi di luce, che in questo momento hanno il compito di riequilibrare il pianeta. Dicono così: li fa girare le navi, sai enti. Li fa girare le navi, sai enti. Quindi ci dicono: sono gli enti superiori che hanno dato l'ordine a queste navi di venire lì sulla terra per sorvegliare, per fare opera di protezione e per riequilibrare queste energie negative che oggi sembrano impazzare sulla Terra. E negli ultimi due messaggi io voglio condividere con voi un pensiero, qualcosa che veramente si sta rivelando una tragedia immensa per la coesione umana, per la coesione sociale, per la nostra società, ovvero l'attacco ideologico alla famiglia tradizionale, quella che conosciamo noi tutti, quella nel cui seno siamo cresciuti tutti, e quella che, con i suoi grossi difetti e le sue grosse qualità, ha reso ognuno di noi, nella maggioranza, quello che siamo, quello che oggi possiamo dire di essere. Ci ha trasmesso protezione, ci ha garantito nutrimento, ci ha garantito un'educazione, un'istruzione,
un'impalcatura di valori nei quali poter crescere serenamente, con tutti i pregi e tutti i difetti, ripeto, perché qui sulla Terra di perfetto non c'è niente. Però la famiglia si è dimostrata la cellula primaria della società, quella che ha potuto assicurare la costruzione poi di una nazione, la costruzione di una società giusta, equa per quello che è umanamente possibile, ripeto, con tutti i difetti e tutte le problematiche, perché poi non tutte le famiglie sono uguali e fin qui possiamo convenire tutti. Qui si parla di famiglia a livello concettuale. C'è un attacco alla famiglia e lo vediamo da tutte le parti, un attacco pagato dai soliti globalisti che vogliono disfare i valori più sacri su cui ognuno di noi si fonda, su cui ognuno di noi è cresciuto, per poterci destabilizzare meglio, per toglierci certezze, sicurezze, per renderci un mix indistinto, senza attaccamento, senza amore, senza affetto, per quello che rappresenta appunto il valore primario, che è appunto come detto, la famiglia in cui quelli che hanno avuto la fortuna di poter nascere sono cresciuti. Quindi l'ideologia gender, questo miscuglio di valori, questa equiparazione che non tiene conto della realtà naturale delle cose, il cielo non la gradisce affatto e infatti la legge che Dio ha fatto non è questa. Le leggi che Dio ha fatto hanno previsto due generi, il maschile e il femminile, che insieme potevano dare respiro alla vita, potevano dare inizio ad una nuova vita. Questo oggi viene cancellato a colpi di leggi umane che sono fallaci e che fanno solo danni. E infatti lo vediamo quello che sta accadendo, dando fiato a queste ideologie malate che all'improvviso spuntano nella nostra società perché qualcuno una mattina si alza, riceve un bel bonifico in banca, riceve l'ordine di dire certe cose, di portarle in Parlamento, di renderle indispensabili, di crearci intorno una narrativa, un'azione di marketing e quindi aprire la finestra di Overton per farle poi accettare alle persone come giuste e buone, come se fossero atti di giustizia dovuta. Ma se per migliaia di anni la società umana è andata avanti così ed è arrivata fino ad ora, vuol dire che le leggi naturali non sono poi tanto sbagliate, no? E che voi la pensiate così o diversamente, comunque il cielo no, non è d'accordo con questo spuntare di nuove leggi che vanno contro le leggi di Dio e ci viene ad avvertire con questi ultimi due messaggi. Il primo ci dice così: alle famiglie caccialli. Sentite Alle famiglie Harlem. con che chiarezza ce lo dicono, perché per loro è importante questo concetto, è importante che noi lo affermiamo. Ci vengono a dire che c'è una vera e propria caccia alle famiglie, che la famiglia è sotto attacco, no? È sotto attacco di coloro che vogliono eliminarla, che vogliono distruggerla, vogliono spezzettarla, proprio per eliminare il valore principale, il valore più sacro di questa società. Perché quello che hanno in mente i globalisti è quello di creare una società dove non c'è attaccamento, dove non c'è la possibilità di pensare di avere una radice, di avere radice in qualcosa, di avere radice nei propri genitori, nella propria famiglia, nella propria parentela, nella propria cerchia più sacra che è fatta dei legami di sangue. No, questo non deve più esistere. E quindi nei parlamenti si stanno creando leggi che sono una vera e propria caccia alla famiglia, che deve essere distrutta per ordine dei soliti quattro potenti del mondo. Sociopatici, psicopatici, che probabilmente una vera famiglia non l'hanno mai avuta e quindi ne sono invidiosi, sono così arrabbiati perché probabilmente nella loro famiglia l'amore non c'è stato, ma c'è stata solo una corsa al potere, ai soldi, ad altri valori che non prendevano in considerazione quello più importante, che è quello dell'amore, di un amore familiare, un amore materno, un amore paterno. E quindi per questa loro rabbia insana e per il potere che si ritrovano nelle mani, hanno deciso che nessun altro deve avere più una famiglia. Ma nell'ultimo messaggio che vi faccio ascoltare oggi, i nostri fratelli fanno un passo avanti.
prima ve lo faccio ascoltare, così poi dopo capirete meglio il commento che farò a questo messaggio. Il messaggio dice così: famiglie lì, può fermare, sabba. Famiglia lui aharma sabas. Allora, chiariamo un attimo. Per loro adesso sulla terra è in atto un grande sabba, un grande rito satanico, enorme rito satanico a cui tanti si stanno sacrificando, sul cui altare tanti si stanno stendendo, porgendo il braccio, senza rendersi conto di quello che stanno facendo, offrendo la propria vita, la propria libertà, i propri valori, su questo altare di questo sabba universale che è stato organizzato da queste facce oscure che governano il mondo in associazione con le potenze negative spirituali. Quindi questo grande sabba che si sta mettendo sulla scena del mondo, che ormai già da un po', da un anno e mezzo, sta andando avanti e sta raggiungendo il suo culmine sempre di più verso il sacrificio finale di tutta l'umanità, quella che loro vorrebbero fare. E allora cosa ci dice questo messaggio? Che è la semplice famiglia che può fermare questo sabba. Perché come può la famiglia fermare il sabba satanico che si sta svolgendo adesso sul pianeta? Con i valori che ha sempre portato, con i valori tradizionali che ultimamente sono stati messi sul banco delle accuse e che in realtà sono la salvezza del mondo e lo sono sempre stata. Quei valori che stanno nella semplicità, nella coesione, nell'amore, nella compassione, nella protezione dei bambini, nella protezione degli anziani, nella vicinanza, nella coesione, nella solidarietà, nel dolore, nel bisogno, nel dare il proprio appoggio quando uno della famiglia è lì per cadere, quando ci sono problemi da risolvere. La famiglia è questo, è il primo aiuto. È la prima condivisione di amore, di amicizia, di bellezza. È lì dove si insegna ai bambini ad amare. È lì dove si insegna ai bambini ad essere le persone sane ed equilibrate del futuro. O almeno questo dovrebbe essere la famiglia. E sono questi i valori da passare che potrebbero fermare questo sabba. Se una famiglia è sana, fa comprendere ai propri figli che non bisogna dare la propria vita, rischiare la propria vita per potersi andare a fare una vacanza o un viaggio. È lì che deve agire la famiglia, deve dare al ragazzo un valore più alto, un obiettivo più alto, fargli comprendere che la propria vita, la propria salute, la propria continuità è più importante di vivere un'estate a fare bagordi e quindi vado a dare il braccio per farmi bucare. Lo capite questo? E questa è una delle tante cose. Ma la verità è questa che ci hanno appena detto. Tenetela presente. Solo la famiglia con i suoi valori più veri, più giusti, la famiglia come si intendeva una volta, non le famiglie di oggi che sono disastrate per tutta la situazione sociale che ci hanno creato intorno, per la scuola che non le aiuta più perché la scuola è diventata un lager, quindi anche quello è un altro problema enorme che ci troveremo ad affrontare. E solo la famiglia quindi può fermare questo sabba. Le famiglie semplici, quelle che sono nascoste, quelle che vivono ancora nei paesini, quelle che stanno ancora lì a pensare ai propri figli, al benessere dei propri figli, che non si occupano delle apparenze, ma si occupano delle sostanze, di quello da lasciare ai figli, che non sono l'eredità dei muri e dei soldi, ma dei valori e della costruzione di una vita degna di essere vissuta. Di una vita in cui lo spirito realizza se stesso nell'applicazione dei valori più sacri della vita. E con questo lascio a voi la riflessione su questo ultimo messaggio che ritengo di un'importanza straordinaria e strepitosa. Riflettete su questo, cerchiamo di recuperare i vecchi valori. Noi che abbiamo una certa età li abbiamo avuti questi valori, oggi i ragazzi non ce li hanno più. E dobbiamo essere noi a cercare di riavviare questo motore positivo che deve viaggiare verso il bene e non verso l'abisso. Quindi reagiamo, reagiamo perché abbiamo le forze per poterlo fare proprio in questi valori semplici, non c'è niente di complicato,
nel doverci salvare da tutto questo, dal far finire questo sabba satanico, basta dire no. Ricordatevi la voce saggia, e vi lascio così, con quello che ci disse: resistete, dite no, e col nostro no salveremo il mondo e l'umanità. Ciao a tutti, a domani.